Scusate, per prima cosa io devo presentarmi. Mi chiamo Dario Fo. Sono stato per parecchio tempo in televisione, sono soltanto 13 anni che manco. Sono stato cacciato letteralmente via, messo al confino. Ma non sto qui a lamentarmi e fare la vittima. D'altra parte è vero, siamo in un clima di grande libertà ed è giusto quello che c'è scritto sul manifesto della DC, 30 anni di libertà, è verissimo. D'altra parte la colpa, lo ammetto, è stata mia. Io ero molto giovane, 13 anni fa, e così, un po' velleitario, e pretendevo di venire qui alla televisione a raccontare che gli operai, precipitando per esempio dall'impalcatura da 16 metri o 15, così, arrivati al suolo, si sfracellano. Non è niente vero, perché se gli operai vogliono, quando arrivano a 2 o 3 metri dal suolo, allargano le braccia e prendono quota, svolazzano qua e là, riprendono e tornano sul cantiere. Ma a parte questo discorso, io credo che sia bene ringraziare il padrone di casa, voglio dire Fanfani, il senatore, è lui il proprietario, il padrone di questa casa, la televisione, sua la televisione. Ebbene, la cosa straordinaria, che evidentemente non ha dormito per una notte intera, si è svegliato al mattino, anzi era già sveglio, è arrivato qui subito in via Teulada e ha detto: ma come, bisogna farli parlare, quelli sono all'estrema sinistra, ma in un clima di libertà straordinario che io voglio portare, vengono, parlino, veramente siamo in democrazia.